Vi preannuncia una puntata davvero interessante, quella odierna di House of Trading. Ben ritrovati, come sempre, da poco passato le 17.30 di martedì, l'ultimo martedì di questo mese di marzo che si va a chiudere in vista di quelle che saranno poi le festività pasquali con tutto sui massimi di sempre, dal gold agli indici Wall Street passando per gli indici della Vecchio continente non sono bastate nemmeno i meeting delle ultime settimane: quella della Banca Centrale Europea, quello della Federal Reserve, la sorpresa della Banca Nazionale Svizzera. Insomma, tutto questo non è servito a cambiare l'umore dei mercati fortemente rialzisti verso tutto e tutti. Da capire quello che sarà il prossimo futuro. Ma prima di presentarvi i protagonisti della puntata odierna, prima di andare in onda, ti ho sentiti molto, molto caldi. Facciamo un riepilogo su quella che è la classifica. Perché finora sul mercato sono state messe 44 carte e continuano a essere in testa gli analisti 13 target raggiunti contro i 12 firmati dai trader. E questo grazie a una performance di Jacopo Marini, un long sull'oro più 17,97% per lui. Mentre andando a vedere quello che è stato il risultato messo a segno dai trader, beh, solito Nicola Parat firma un target da più 5,21% long sul bond, ovviamente bilanciato da uno stop quasi uguale, meno 4,71% sul petrolio FTI, anch'esso long per quanto riguarda sempre la squadra di trader. Abbiamo visto scorsa settimana Giancarlo Prisco proporre uno short sul Nasdaq, uno short sull'oro. Nessuno dei due è entrato, è entrato così come è entrato lo short di Giovanni Picone per la squadra degli analisti sull'SP 500, mentre è entrato il long ed è andato subito in stop, meno 19-25% long su AMD. Entrate attivate, uno già durante la puntata di martedì scorso, il long su Pfizer, così invece si è attivato nel corso dell'ottava il long sul petrolio VTI alle ore 12 quest'oggi, tutti e due in territorio negativo, seppur non accentuato. Per quanto riguarda i sondaggi, scorsa settimana vi abbiamo chiesto, arriva la Fed, poi è arrivata, abbiamo avuto anche lo speciale, chi farà meglio in borsa con la decisione dei tassi? USA è tra queste asset class uh, per voi a predominare l'oro più 31 scusate 31 dei votanti su questa visione anche quelle che sono state le stime sul fronte del dot plot uh, della federal reserve tre tassi di interesse di taglio nel corso di questo 2024 per quanto riguarda la banca centrale americana è un oro che effettivamente si mantiene sui massimi di sempre, questa settimana, e vi ricordo, potete rispondere direttamente qui sul canale YouTube, peraltro iscrivetevi, attivate la campanella così rimanete sempre aggiornati su diverse iniziative, lasciate un bel mi piace, ma dicevo, sondaggio di questa settimana, vi chiediamo banche centrali. E questo è il vero punto interrogativo, chi taglierà prima i tassi? La Banca Centrale Europea. E oggi abbiamo avuto alcune indicazioni. La Bank of England. E su questo sta iniziando a ragionare il mercato o la Fed, quella che finora comunque ha fatto più capire al mercato che vuole tagliare i tassi nel 2024. Ecco, rispondete, che è interessante sapere anche quello che è il vostro punto di vista. Fino adesso il 65% delle preferenze va alla banca centrale europea. Parlo di chat e ovviamente, ovviamente un saluto a William che ha fatto le domande ancora prima di partire con la trasmissione. Buonasera William, Campari, Banche Italiane. Ciao Andrea, non ti ho visto a Invest in Napoli, ma ti leggo cosa succede al gold e cosa aspettarsi. Poi un saluto a Roberto, a Diego, a Michela, a Pierpaolo, a Emanuela, Ferrari, Sname, utility in generale a lungo. Termine, vedremo anche questo, ma con chi vedremo tutto ciò? Beh, uno dei protagonisti della puntata di oggi lo vedete ogni mattina qui sul canale YouTube di BMP Paribas ha vinto anche un campionato del mondo di trading, così, un passan. L'altro l'avete visto tra i protagonisti speciali della Fed e poi ce lo portiamo avanti da due anni. nel bene. E nel male, è un po' fuori dagli schemi, e poi e poi abbiamo il fiero azionista. Chi sono? Andiamo a vederli perché per uh, i trader abbiamo Stefano Serafini Nicola Duranti per gli analisti. Ad accompagnarmi quest'oggi, Enrico Lanati ben ritrovati. Allora, buonasera a tutti. Inizio, inizio dal più buonasera serio. a tutti, di tutti. Stefano Serafini, in. bastava a dire questo in serio no, non no, sentirti considerato Nicola, quando dico il serio <ride> nonostante tu l'anno scorso <ride> abbia fatto nonostante tu l'anno scorso abbia fatto una performance superiore al 1000% non riesco a considerarti serio ma non perché non sei bravo eh. perché sei sempre mi iniziate che non c'è in banco tua idea detto questo Stefano Iniziamo col dare una risposta alla domanda del sondaggio. Secondo te chi alza prima, scusa chi taglia prima i tassi, la BCE, la Fed o la Bank of England? Questa domanda e questo ragionamento nasce da alcune considerazioni perché abbiamo avuto qualche asset manager di particolare importanza che ha iniziato insomma, a dirottare le proprie attenzioni sui titoli di Stato della Bank of England eh, del Regno Unito dicendo attenzione ci aspettiamo che sia addirittura la prima a tagliare i tassi poi abbiamo una BCE che come dicevo prima negli ultimi dieci giorni ha avuto più di un banchiere centrale che si è insomma sbilanciato rispetto a quello che può essere il taglio di giugno e poi abbiamo una Fed che Magari non troppo convintamente, ma a giugno andrà a fare il taglio. Chi taglia prima i tassi? Secondo me taglia prima la BCE. E non sono sicuro che la Fed taglierà. Ho questa impressione che... Manco io! Ho questa impressione che negli Stati Uniti l'inflazione e l'economia sia troppo forte e quindi Powell abbia dovuto annunciare questi tagli perché ormai li aveva promessi e quindi... Questa mi sembra più una mossa più politica che non realmente legata ai dati che stanno uscendo. I dati sono molto buoni, abbiamo visto anche i dati di oggi, vendite al dettaglio, eh, scusate, ordinativi dei beni durevoli superiori all'attesa, questo vuol dire che l'economia è ancora calda. Eh, entrambi i dati, o meglio, tutti e tre i dati sull'inflazione sono in rialzo. Quindi potrebbe anche fare un errore eh, la Banca Centrale Americana nel tagliare perché darebbe il via a un boost mh, di un'inflazione di una seconda ondata inflattiva. Per quanto riguarda invece l'Europa siamo totalmente, secondo me, in un'altra situazione. Abbiamo la Francia e la Germania che stanno messe male eh, con i PMI che sono usciti la settimana scorsa. Abbiamo visto Francia e Germania con il settore manifatturiero che non rialza la testa. Eh, settore dei servizi che pure non sta benissimo quindi sul lato europeo sembrano i paesi periferici ad andare meglio eh, quindi la banca centrale europea dovrà eh, dare due pesi e due misure se accontentare la parte centrale della Germania e della Francia piuttosto che eh, andare a dare uno sguardo sui paesi periferici se stiamo alle vecchie regole diciamo di potere all'interno della banca centrale europea sicuramente la parte della Germania dovrà dire la sua e quindi penso che porterà la Lagarde a tagliare prima di tutte le altre. Per quanto riguarda l'Inghilterra abbiamo visto dati dell'inflazione in netto calo, l'economia inglese non è che stia messa benissimo per cui penso che appena avrà l'occasione ehm, taglierà. Ricordo che però l'inflazione inglese è stata anche del 18% l'anno scorso, per cui penso che i banchieri centrali eh, inglesi saranno leggermente più prudenti nel tagliare eh, velocemente, per questo dico che la prima sarà la Banca Centrale Europea. Ascoltami. Allora, Duranti così. non è d'accordo, guardalo. <ride> ma tu hai mai visto Duranti d'accordo con se stesso? <ride> vabbè, 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 no, ma... Vabbè, vabbè. Non scherziamo, su. la strategia è, è, è scritta, è chiara, palese. Io dopo quella diretta devastante che ci ha ucciso a me a para, me lo sono rivisto un'altra volta, Powell. Ma, cioè, pesantissimo. Ragazzi, la strategia è chiara. Lui si è lasciato aperta la porta. Lui a giugno taglia. Ok? matematico la BCE Forse non taglierà non mai il 24 aspetta video. aspetta non ormai non c'entrano i dati non c'entrano niente le, 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 i dati di crescita cioè, è chiaro lo sappiamo in, in America c'è crescita l'economia tira tutte le cose che sappiamo ma cosa ha fatto lui strategicamente cioè, è, è, è un grande lui ha rallentato il, il quantitative tightening quindi ha lasciato e lascia un mare di liquidità sul mercato e questo gli consente di Agire sulla leva che più gli interessa, cioè lui taglia i tasti perché lui deve ridurre gli interessi sul debito, ok? E di conseguenza, già c'è un accordo, è palese: cioè la, la Banca Centrale Europea taglierà i tasti a giugno quando li taglierà anche la Banca Centrale Americana, cioè quindi li taglieranno a unisono. Lui in questo modo si consente di Tagliare i tassi senza creare problemi di liquidità alle banche, lasciando l'economia a correre e anche di facciata aiutare, voglio dire, le elezioni, che sappiamo benissimo che siamo in un anno elettorale. Quindi lui taglierà i tassi perché, intanto, questi, questo, questo discorso no, lo sappiamo del tasso del. del, del, del eh, del tasso di, di neutralità cambierà, adesso c'è molta più tolleranza. cioè Tra un po' cambierà la retorica e tutto sommato si tollererà anche un'inflazione al 3%, che poi è anche giusto perché anche questo standard, questo target di inflazione al 2, no? eh, Ma tutto prelude a un, a un cambio di retorica in questo senso. Comunque l'elemento determinante che ha dato quella. Euforia e sta dando questa euforia ai mercati, ai mercati. È il fatto che non tolgono liquidità, cioè non fanno tightening anche perché appena ci hanno provato a farlo in maniera seria, hanno cominciato a saltare le banche, non lo fanno. però questo gli consentirà di, di tagliare i tassi so, finito qui. Allora, sei contento, Enrico, di tornare in questa gabbia di matti? Guarda, mi ha mancato per un po' di settimane tra consulenza, sono stato un po' in giro per eh, l'Italia e per, per la Svizzera e anche, anche a Malta. Sono stato, quindi, in realtà sono ben contento di essere ritornato. Quindi, bene, bene oggi, tra l'altro, noi siamo contenti che, che sia tornato Guarda, oggi a vederlo è stato una cosa bellissima, io ero preoccupato perché sapevo che questo mese lui doveva pagare le tasse, quindi eh, ci ha messo un mese per pagare le tasse in Svizzera a Nati e dicono non tornerà più, però guarda quando l'ho visto oggi è stato un momento ero veramente commosso, ti giuro guarda, ma te lo dico col cuore in oh, mano eh, veramente... Reni la Nati, quello che tocca si alza, entra azionista di poste mm. e subito tracchete si alza è il e vola guardate lo chiamano il, il Warren Buffett elvetico, è quello che tocca, diventa oro. Eh sì, Ascolami magari... Enrico, iniziamo col vedere quella che, è, quella che è la tua view sulle banche italiane, perché, perché allora non c'è nessun segnale di vendita, c'è una propensione al rischio evidentemente elevata. Uh, sta arrivando la stagione dei dividendi, in alcuni casi davvero magnifici. Pensiamo poi a tutti quegli investitori che vanno a prendere posizioni in anticipo sulle società che staccano dei maxi cedoloni. Abbiamo un risparmio di italiani che comunque non è banale e dei piani delle banche. Penso al numero uno d'intesa che è a Davos, solito appartemente. Noi puntiamo a sfruttare la nostra posizione di leadership per tramontare quello che sono della liquidità sui conti in risparmio gestito su cui facciamo più commissioni ho banalizzato ma mm. questo è che fare con le banche tenere non tenere incrementare non incrementare entrare se uno non è ancora entrato allora, innanzitutto secondo me dobbiamo fare una distinzione tra banche italiane e banche estere, nel senso che comunque eh, sono prezzate in maniera differente. Per quanto riguarda le banche italiane, sicuramente, almeno eh, da, da diverso tempo, io ritengo che intesa sia una delle migliori, però ha performato veramente bene. Allora, qui i temi sono due. Eh, da un lato abbiamo la parte di tutto quello che è la gestione patrimoniale, dove ci sono dei bei margini per, eh, per le banche. Dall'altro lato abbiamo tutti questi soldi che sono fermi sui conti, che in questo entro rendono... E rendono tanto alle banche perché di fatto questi interessi non vengono pagati ai correntisti o vengono pagati in minima parte, quindi eh, questo ha, ha dato un grande boost a tutti quelli che sono i ricavi: hanno fatto utili veramente importanti le banche e anche in particolare quelle italiane. Ovviamente, se i tassi dovessero scendere, questo eh, andrebbe a inficiare, a penalizzare un pochettino i bilanci. Quindi, secondo me, la parte importante di rialzo l'abbiamo già vista, però in questo momento non vedo segnali di. Particolare debolezza e le banche italiane, tutto sommato, non sono, eh, secondo me, diciamo, sono, sono comunque delle ottime banche. Tra quelle che, che io preferisco c'è cioè, sicuramente Intesa, che eh, diciamo è ben diversificata e attiva in tutti i vari rami di business, quindi eh, sono relativamente positivo sul mercato bancario. Detto questo, al momento io uh, come portafoglio mio personale non, uh, non sono più esposto in maniera uh, significativa sulle banche. Non ho, penso quasi più niente, forse ho qualche piccola quota in intesa, ma, ma di, di entità. Durante vabbè, abbiamo con visto città... i volumi in vendita sulle banche italiane che hanno insomma, spostato il mercato no, quando ha chiuso quando ha chiuso No, vabbè. Vabbè, ma ha messo il 90% del patrimonio suo su poste, cioè, ha, dovuto fa, <ride> ha dovuto fare una scelta. Eh. Cioè, non è che può no, comprare... Allora... è vero che è ricco, è vero che lui è ricco e noi siamo poveri, però... Oh, lui c'ha le spiagge, tu, ma... hai, tu hai una spiaggia? Beh, ma Riccardo, ma se erano vent'anni che non pagavo le tasse ero ricca anch'io, eh. cioè, vuoi dire è che Mi è ha eh, È che... arrivato, è eh. arrivato. Lui <ride> ne è... Però, perché in Svizzera non paghi le tanti, in carcere non esci più. Devi saper quello. Diglielo Stefano, diglielo. Ma, diciamo che non sono molte, ovviamente, paragonate a quelle italiane, però sicuramente si paga qualcosa anche qua. Tra l'altro, poi contribuzione c'è anche la parte equivalente che noi in Italia chiameremo INPS che qua si chiama AVS per cui Messo dentro tutto nel calderone e calcolato che in Svizzera si paga anche l'assicurazione uh, sanitaria rispetto all'Italia che è comprensiva nelle tasse. Non so se la, la paragone è. è simile, no, senti, senti. mi sta naricendo per no, allora, perché non ero mi... che... ma anche lui sta in Svizzera, è un altro. Io ho lavorato in Svizzera e ti devo dire una cosa: da un punto di vista di tassazione, non ti credere che poi sia così vantaggiosa, c'è cioè, tra i pro e i contro, Il costo della vita devi mangiare un'insalata 25 franchi. Insomma, non è tassazione. Vabbè. Certo, è eh, esatto, potere... seriamente. In Svizzera si paga il 9% di AVS che è l'equivalente dell'IMS dell italiana che in Italia è il 24%, ma in Svizzera si paga un 15% privatamente che è su un secondo pilastro. Per cui se sommiamo i due, 15 più 9 fa 24, no. uguale no, no, alla parte. So. Di... No, no, Stefano, lo e so. Poi, no, ma poi chiaramente. Chiar no. Vero, è vero? No. no, no, ma poi voglio dire chiaro che. Eh, cioè voi purtroppo ci avete questo svantaggio fiscale però d'altronde è un paese pieno di storia meraviglioso cioè, io capisco che avete fatto e sta scelta non pensa che la Nati se è studiata se è tutta, tutta no se è no studiata no no quando si si fanno per amore di un paese della cura, io le rispetto Costo, costano cari lo so però bravi, bravi sono orgoglioso di voi allora eh, guardando io, i messaggi Enrico inizia col prepararti. Snam, eh, Nicola, lascia a te il BTP Futuro 2037. Domanda di Marco che chiede come mai quello tra i BTP con una scadenza anche più lunga che ha il rendimento maggiore. E okay. però direi di iniziare a vedere le strategie. Inizio da veramente il più serio di tutti. Poi vado io che faccio soffrire il fiorazionista. Stefano, qual è la prima strategia che avete sul mercato quest'oggi e perché? Ma eh, vorrei comprare i bond eh, a un livello che secondo me è significativo sul mercato, che è il 4,50%. Stiamo parlando del eh, trentennale americano, secondo me il mercato tornerà su quei livelli perché che ne dica durante secondo me qualche parte di steepening sulla parte lunga della curva secondo me si vedrà quindi vero che scenderanno ma scenderanno i tassi a breve non quelli a lungo per cui mi aspetto che daremo una ritoccata al 4,50 che vuol dire sul trentennale andare a comprarlo a 117,9 più o meno Metterei uno stop loss in area 116,50 e eh, il target è piuttosto ambizioso perché punta ad arrivare al 4% di rendimento, quindi in area 121. Questo è un trade che personalmente metterò anche su, sul mio portafoglio di lungo periodo, ovviamente con le dovute leve, però è un ingresso tattico secondo me per il lungo periodo. Eh, non penso che vedremo molto di più di questi tassi sicuramente eh, escluderei che vedremo di nuovo i tassi al 5% per cui molto probabilmente la lateralità di quest'anno sarà tra questo 4% e questo 4,5% questo è quello che un po' mi aspetto e allora carta messa sul mercato iniziamo a rispondere ad Andrea che dice che mi ha incrociato intorno alle 18 a Invest in Napoli sta parlando con l'amico Pietro Di Lorenzo e io ero di corsa a prendere il treno. Peraltro, adesso la racconto anche qui, sono arrivato in stazione a Desenzano, io abito sul lago di Garda, a luna e passa di notte pensando di prendere un taxi. Mia moglie era a dormire con i bambini, ma i taxi non c'erano. Ho chiamato mia moglie che mentre dorme non tiene né il cellulare in stanza, sia mai che le radiazioni facciano male. Ma soprattutto non tiene il volume è fuori eh, a piedi. Ho iniziato ad andare. Poi ho fatto autostop. Una buona anima pia, che non finiremo mai di ringraziare. Mi ha raccolto, ma così insomma, tra valigie, zaino, babà, mozzarella e bufala a fare autostop. Mi sono trovato quindi. Andrea era un po' di corsa. Comunque, chiede Stefano, la giro a te: cosa succede al Gold e cosa aspettarsi. Ma direi che ne parliamo dopo perché è la prossima mia carta. Quindi, temporeggerei a rispondere. Lo vedo bene, Gold in prospettiva. Eh, C'è un problema tecnico adesso. Sul rolling, penso che qualcosa potrebbe ritracciare e poi ripartire questo in generale, ma lo vedremo dopo. E di Euro Yen, cosa ne pensi? Che dei Justin questo perché? Abbiamo avuto un movimento, succede sui mercati, un po' fuori dagli schemi, dopo quello che è stato un evento storico. Eravamo tutti giovani, andavamo ancora a ballare. L'ultima volta che la Bank of Japan ha alzato il costo del denaro, eppure la reazione dello yen non è stata quella di un apprezzamento. Perché? Ma perché, nonostante l'annuncio della banca giapponese, i tassi in realtà sulla parte della curva sono piuttosto scesi piuttosto che salire. Per cui il mercato ha capito che, sì, ok, alziamo il tasso overnight di rendimento, ma poi annunciando il controllo della curva dietro non è che ci siamo mossi più di tanto. In realtà. Nei giorni a seguire, poi il mercato è tornato sui suoi passi, per cui penso eh, che yen sia un'occasione secondo me da sfruttare. Personalmente sono anche esposto sullo yen, eh, perché più per un depreciamento del dollaro, in tutto questo contesto di tutte queste banche centrali che dovrebbero diminuire i tassi, e vedere l'unica come controaltare che invece non diminuisce i tassi. Potrebbe essere un'occasione per riequilibrare questo mercato che ha preso veramente delle, eh, dei ribassi notevoli da eh, quando è partito tutto il rialzo dei tassi. È chiaro che non è pensabile che torneremo di nuovo su quei livelli, ma area 72, parlo del future, che è eh, il contrario di quello che solitamente osservano i trader retail per cui solitamente eh, guardano USD, e JPN, io guardo il contrario, quindi Japanese Yen sul dollaro che attualmente vale eh, 66 millesimi o giù di lì, quindi abbiamo 0,0066, questo valore dovrebbe portarsi sul 72 da quello che vedo dei rapporti, eh, dei differenziali dei tassi di interesse per cui un leggero rimbalzo lo potrei vedere andare magari sui dati eh, dove siamo partiti all'inizio gennaio praticamente quello è un livello che a me interesserebbe come target non penso che arriveremo eh, sui livelli mh, ante 2022 perché abbiamo un differenziale che è enorme cioè siamo passati da zero tassi negli stati uniti al 5 eh, Giappone non si è mosso, per cui il differenziale è enorme e giustifica questo yen in caduta, in caduta libera eh, durante questi anni. Però un'occasione così, visto che eh, gli Stati Uniti torneranno indietro da questo 5% e il Giappone non lo farà, qualche vento a favore dello yen c'è sicuramente. E allora Stefano, grazie mille. Frank... Enrico, vieni a Brooklyn a Pasqua e ti faccio ingrassare di 8 kg in due giorni. Al netto che se Enrico ingrassa se di non 8 kg... <ride> no, se ingrassa di 8 kg manco rientri più in inquadratura. Quindi... No. Vero. Però io e la mia famiglia veniamo volentieri a Brooklyn. Se un altro, mia moglie lavorava a Dambo, quindi insomma anche un ritorno a casa. Se ci Durante comunque stavolta, non è d'accordo sulla visione dello mi piacerebbe sentire cosa ne pensa. No, cioè, ma mi avete sostituito para, me ne avete messo uno peggio di para. Peggio di para questo. Eh. Cioè, hai raccomandato come para, sta in Svizzera. Cioè, ce l'ha a tutte. Proprio... No, allora, l'unica cosa su cui sono d'accordo con lui è l'oro, perché l'oro è, è, è obiettivamente impostato bene, secondo me andrà. Lentamente sono d'accordo con te quando... L'ho eh? Eh, eh? shortato l'ultima volta e l'ho shortato anche per motivi scaravantaggi. Avevo, avevo 10.000 call vendute a 2002 eh. e, e Marini mi l'ha guffata, eh. ho rischiato forte. Tu lo sai, però, è però, impostato bene loro. Infatti, secondo me, può arrivare a 2004, ma, oh, ma in tempi molto lenti. Eh, molto lenti. Cioè, adesso una, un ritracciamento, secondo me, ci sta. E, ma mille motivi che lo muovono, eh, è troppo lungo poi lo spiegherà Stefano però sulle, su, sul dollaro-yen ma, ma, ma dove va lo yen? Ma, cioè, ragazzi ma l'inferenziale è impressionante cioè, eh, cioè Stefano dice una cosa e poi ne dice un'altra nel senso dice, beh, non si è mai stato cioè, noi siamo passati dai tassi a zero per tutti a tassi al 5% eh, per il dollaro e, e, e tassi a zero per lo yen, cioè, ma dove va? Cioè, per carità, da questi livelli cioè, il canale è, è, è oscillante. Cioè, adesso questi giorni magari si apprezzerà ogni volta che tocca i minimi poi ritraccia. Uno si può giocare un 2-3% di apprezzamento. Ma cioè, la, la strada è quella: cioè, il differenziale di rendimento resterà sempre troppo, troppo a, vantaggio, a vantaggio del dollaro. Cioè, lo yen è, è destinato, salvo difese insomma, artificiose eh, da parte della banca centrale giapponese, è destinato comunque sempre cioè, non è che è un'inversione di trend, cioè di, 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 di approccio della banca centrale giapponese. Se fosse una politica aggressiva lo posso capire, ma è una politica così ridicola. Cioè, non è che cambia il differenziale di rendimento. E poi, soprattutto sul discorso del BTP, mi fai discorsi di para che, che fa lo speculatore con il BTP a tre anni. Cioè, è, è vero che ci sarà più stipendi, sono d'accordo con te. No, ok, si apprezzeranno più i titoli a breve che i titoli a lunga, ma cioè, non c'è paragone nel, nel momento in cui c'è un movimento di ribasso dei tassi e soprattutto quello che, su cui punto io non è tanto un ribasso dei tassi, sicuramente qualcosa sì, ma, ma soprattutto un restringimento dello spread, non c'è paragone come potenziale di rivalutazione come già si sta dimostrando questi giorni tra... Un titolo a 4, 5, 7, 10 anni, o un titolo al 2072 che è quello su cui lavoro io e non c'è paragone, non capisco perché è un professionista. Cioè potrei capire se me lo dicesse quell'altro, Stefano. Cosa ne pensi? Ma Dai, eh, diciamo, un un po di... diciamo, diciamo che sullo yen, se dobbiamo proprio andare tecnicamente, eh, lo spread tra i due mondi si è già ristretto. Quindi, quando uno va a vedere, Deve andare a vederlo adesso e ha già preso eh, delle, delle botte incredibili lo Yen, Per mm. cui non penso che abbia margini per andare molto, molto oltre di quello che è già andato. Questa è la mia idea. Ma per voi parlate di vuoi... tutto no. questo e non considerate una variabile, no, ma... però scusate. Ti posso, sì, ti posso capire, no, no, ti una posso banca capire... centrale che, peraltro, fa da vigile urbano su questo fronte. Attenzione perché un conto è la view sì. che può avere durante, un conto è la view che può avere sera, fine, poi arriva la view la banca centrale certo. dice OK, un par di palline da qui non si passa. Il rubicone non si passa. mi sa qualcosa? Soros, voglio dire, quando si è sbattuto contro la banca centrale giapponese, no, lo sappiamo. Però voglio dire, eh, dopo essersi, sb... o... dopo essersi però sbattuto le Bank of England e Bank Italia, io lo so, lo so. Eh, se troppi se ne è mangiati. Però io dico, un'inversione di trend per me è impossibile Può esserci un, adesso, un rimbalzino. Una stabilizzazione dettata anche rivalisco da, da, da un'attività della banca centrale giapponese ma è un'inversione di trend proprio per me è impossibile ne riparliamo alla fine dell'anno dai <ride> vediamo chi aveva ragione ma perché io non ci arrivo alla fine dell'anno il rischio è quello capito perché se no <ride> incasserei tutte le scommesse tu e tutti ne fanno le scommesse alla fine dell'anno perché tanto che sanno non è che campo tanto ma vabbè. Vabbè, Durante, per quanto riguarda la squadra, io te e prisco. Per quanto prisco riguarda ascoltate scu una cosa: una considerazione di Davide, tornando seri, il Giappone detiene una grossa fetta del debito pubblico americano, potrebbe usarlo per sostenere lo yen? Ma non c'è bisogno, Stefano. Ah, che... No, non c'è bisogno, di... no, 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 bisogno, no, non c'ha bisogno. Anch'io non sono convinto che userà questa cosa per uh, rivalutare. Tra l'altro la mossa del Giappone di svalutare lo yen porta al Giappone una cosa che è esattamente il contrario della Svizzera, per cui importa inflazione in una nazione dove non c'è mai stata uh, inflazione. Questa è stata la mossa, penso che ha fatto la Banca Centrale del Giappone, in cui un paese che importa materie da, eh, dal resto del mondo a parte la forse tecnologia che tra l'altro è deflattiva di suo ma tutti gli altri elementi eh, tende a importare inflazione per cui abbiamo visto in questi mesi eh, per forse le prime volte nella storia degli ultimi 30 anni del giappone vedere un'inflazione leggermente più alta quindi questo sicuramente la crescita è dei salari che tanto i banchieri centrali europei che quelli americani abborrono e lì c'è stato una gran bevuta. Dopo non so quanti anni sono andati a crescere i salari, eh, ma lo vogliono a livello governativo, lo vogliono, lo stanno facendo tutto artificioso, cioè tutto voluto. No, eh. Papo, Allora abbiamo trovato un punto d'accordo. Tra i due compagni di squadra, con Andrea che dice oggi la Nati tra i due litiganti, sì, forse, ma di sicuro con un compagno di squadra che gli fa gli sgambetti perché al fiero azionista Riccardo De Signori risponde con una prima strategia short e su cosa se non su poste italiane. So. Non ci credo non è possibile. Allora, post italiane secondo me è un titolo impostato benissimo, davvero molto, molto bene. Ma propongono short perché andiamo a vedere il grafico. Allora, abbiamo visto tutti: quello che è stata l'accelerazione sopra area a 10 e 40. questo è un weekly chart, la rottura di questa tre line discendente, tutto molto bello. Spero che correga in quest'area, perché vorrei comprare assolutamente anch'io. Però noto sul weekly chart che siamo arrivati non troppo distanti dai massimi storici su un'area che nella recente passato, penso ai top del febbraio 2020, a quelli del giugno 2021, non considero i top dell'ottobre 2021, ma a quelli del gennaio 2022, insomma, un'area che si è sempre fatta sentire, oltre alla soglia psicologica di 12 euro, non banale. Oltre all'aspetto tecnico, considero che nel corso delle prossime settimane verrà staccato il dividendo. Probabilmente il governo proverà una vendita di quella che è una parte del capitale detenuto. E l'ho anche dichiarato. E quindi cosa faccio? Propongo uno short ad aprirsi non ai prezzi attuali, anzi, oggi sul daily chart c'è un segnale di acquisto. Spero che si sviluppi per entrare in ingresso in vendita a 11 e. 85 con uno stop a 12,20. E poi, e poi il target a e 10,83. Non sarebbe esattamente il pullback profondo di quelle che sono le vecchie resistenze. Ma consapevole che il trend rialzista è molto forte, ho cercato di essere un po' più conservativo. Ho preso per intenderci quest'area qui, dei 10,80-10,85, 10,83. Il mio punto di uscita. Quindi questa è la strategia messa in campo. Prima carta per questa settimana per gli analisti. Enrico, tu immagino ah, che svuoterai il tuo portafoglio eppure il tuo porcellino <ride> che tieni in casa per comprare altre azioni poste dopo. No, sai che io quando, quando compro, poi in realtà tendenzialmente tengo per tanto tempo. Eh, secondo ah, me, no. il titolo. Sai Riccardo. È che quando buono, compro, perché... poi lascio in eredità le azioni, io... entrano nel portafoglio come se fosse un buyback, non fatto dalla società, ma da me. No, però vedi, cioè, l'azienda gli utili li fa. Eh, il PE non è particolarmente esagerato. Il dividend yield è buono. Cioè, Onestamente, se tu non sai dove parcheggiare della liquidità. Perché, perché non tenerla in portafoglio? Cosa ti cioè, senso, Sicuramente c'è qualcosa di meglio, però diciamo che questo è un buon titolo: il mercato lo ha premiato nelle ultime settimane, ha fatto piuttosto bene. È impostato al rialzo, sembra che ci sia interesse, e io ce l'ho, lo tengo, non sono preoccupato su questa posizione ha incassato bene il colpo morale che gliel'ho shortata eh, Nicola ascoltate <ride> vedo Felix che dice è un po' che vi faccio questa domanda perché non invitate Chi? standing potrei dire potrei dire tante cose ma non le posso dire Felix quindi è non ti, vanno, non ti vanno bene i nostri ospiti, sono cubi oh, seri, affidabili, dimmi perché dovrei farlo, ti rispondo, Ma Nicola, ti ho pure definito serio in questo caso. Non esageriamo, dai. Eh. Il parallelismo, dimmi ma che è il Non ho fatto cognome, uh, dimmi la tua prima strategia. Allora, vado short sul gas, contro tutto e contro tutti. Eh, guarda, io in realtà ho una visione, diciamo, sostanzialmente laterale, laterale del gas, quindi, sai, me lo sono giocato sia rialzista sia ribassista tante volte. Adesso, secondo me, è sulla, parte, è sulla parte alta del nuovo range. Per me, il nuovo range, diciamo, è fra 1,35 e 35 e 2, ok? Quindi siamo sulla parte un po' alta. Per me l'andrà... Adesso io, io penso che adesso nei prossimi nelle settimane ci sarà un po' di debolezza delle materie prime, quindi eh, anche il petrolio che è andato a testare questa soglia degli 83 ci ha sbattuto proprio come un muro e tornerà giù, secondo me, piano piano. Penso che la supererà. Vedo dei nuovi range più bassi sul gas naturale e quindi in un'ottica proprio di trading penso che, che, che scenderà, che andrà a testare i minimi che ha che ha testato qualche settimana fa quindi ingresso a questi livelli da adesso 1,75 il target a 1,36 quindi poco sopra insomma, i minimi relativi che ha fatto da poco e lo stop sopra i, due, i, due dollari, i 2 dollari a 2,06 non è che devo dare tante spiegazioni così abbiamo risposto anche l'amico a casa che ci chiedeva del natural gas questa è la domanda che forse si pongono tutti chi ci prova rimane in braghe corte ricordando ai tempi Elon Musk Invidia è matura da shortare? Chi deve rispondere? No, una follia, una follia. Durante deve rispondere, colui che la tocca sempre no, piano. Ma... No, no, ma nel senso io lo sai che ho shortato io nella mia vita ho shortato Nvidia, ho shortato Tesla, ho shortato tutto. Ho anche preso delle legnate contro Tesla da, da paura, eh. Che che quando short insomma, vado pesante. In questo momento, con tutta questa liquidità, perché altro il mercato è mostro la liquidità, eh, che ribadisco viene tolta col cucchiaino. Io mi sono venuto nelle cose l'STP 500 con Strike 5450-5470, scadenze brevi metà aprile, eh, perché non penso che abbia la forza di, di, di salire ancora e, 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 e se, se dovesse salire non penso che abbia la forza per raggiungere quei livelli, ma non mi azzardo a shortare né l'indice né un titolo come Nvidia, perché obiettivamente ha una potenza impressionante che, stia, che si stia creando una bolla e che su certi titoli, non sul listino, ma che su certi titoli come Nvidia siamo in bolla, è, è palese, ma già le ho viste altre bolle, andare contro le bolle ribassista è, è, ti prendi delle legnate impressionanti cioè, voli via dal mercato la bolla rimane ma tu voli via e quando scoppia non sei lì a guardare tutti no no, no, no. Anticipare, cioè, quando quando la... i soldi. anticipare i ribassi prendi delle, delle dentate allucinanti eh sì Questo... io lo so Mettetevelo via, portatelo a casa da questa puntata, si può avere una visione corretta, si può dire siamo sull'orlo del baratro ed è vero, e poi ci sarà il baratro, ma finché i mercati vanno da una parte, voi siete talmente un granello di sabbia che venite, maci venite macinati come pochi. È il mercato che ha sempre ragione, non voi. Magari avete ragione a grandi linee, ma è il mercato che prima di tutti ha ragione. Ma magari l'anno dopo, dopo ti perde l'80% ma intanto tu dai zerato il conto hai bruciato il conto cioè, se vuoi anticipare il movimento ribassista io purtroppo ne so qualcosa scordatelo proprio è il momento che ti viene contro tutto proprio, assolutamente comunque parlavi di opzioni c'è stata una società che si è quotata sul finire della scorsa settimana che è sotto il centro d'attenzione del mercato, proprio perché anche sul fronte delle opzioni ha visto una negoziazione tanto elevata quanto non si vedeva dai tempi dallo sbarco in borsa di Meta Platforms sto parlando di Reddit mm. beh, attenzione perché Ben Peppa arriva sul pezzo e ha portato sul mercato degli strumenti che permettono di andare solo long ma su Reddit, quindi ecco se volete fare trading sul titolo a commissioni più basse perché sono quotate sul mercato italiano piuttosto che con delle cifre basse beh potete valutare anche questo poi a proposito di estensioni di gamma si parla molto di farmaci contro l'obesità e in questo caso Eli Lilli ad esempio si vocifera che diventerà la nuova Tesla come preferenze degli investitori, come importanza, eccetera, così come Novo Nordisk, la società a maggior market cap in Europa, beh, anche su questi strumenti potete operare grazie agli strumenti a leva firmati BNP Paribas. Ascoltami Enrico Lanati, su cosa vai? Allora, prima carta. Allora, questa volta vi voglio svelare una, una chicca, nel senso un titolo che secondo me è super interessante. Quindi, eh, prima carta, carta verde, carta rialzista su una delle aziende che è stata tra le più depresse eh, negli ultimi anni, e nello specifico parlo di PayPal Holdings. Eh, che cosa è successo? Facciamo un po' di, di cronistoria molto veloce, però, in buona sostanza, il titolo è cresciuto tantissimo dal 2000 fino al 2021, eh, verso alla fine del 2021 addirittura quotava oltre i 300 dollari per azione poi in realtà c'è stato un crollo vertiginoso acquisizioni sbagliate problemi cose varie eccetera eccetera fuori della favola è arrivato a quotare agli attuali 67 dollari circa ora l'azienda però se uno va a vedere quelli che sono i dati fondamentali è pazzesca nel senso che eh, è vero che non è in cima alla catena del valore quindi non è Visa non è Mastercard eccetera eccetera però è sicuramente eh, estremamente diffusa e eh, ha dei margini Veramente importanti. Quindi, ehm, qui siamo nella stessa situazione che abbiamo visto eh, con altri titoli che per eh, certi versi, magari il mercato non ha voluto eh, premiare. E eh, solamente nell'ultimo diciamo trimestre: insomma, eh, ha ritirato un pochettino sulla testa. In questo momento sta battendo su dei livelli, tra virgolette, diciamo di massimo di periodo. Ecco, secondo me questa continuazione del trend che stiamo vedendo continuerà. Eh, questo è un discorso diciamo un po' più di lungo termine, tant'è vero che eh, per le aziende americane ma cerco di essere stringato perché so che abbiamo tante carte, però poi se volete possiamo approfondire le prossime volte, però sulle azioni americane come vedete ci sono anche eh, tutte le eh, operazioni da parte degli insider, molti director stanno comprando, normalmente si vedono delle vendite, perché? Perché tu sei un director in cassi di azioni eh, e, e le vendi semplicemente perché vuoi far cassa, no? Eh, in questo caso vediamo proprio degli acquisti importanti, cioè, questo è un titolo che potrà performare veramente Bene, nel prossimo futuro e Benpe Paribas in questo momento ci offre la possibilità di poterlo fare a leva per il lungo termine appunto tramite degli unlimited quindi se vuoi ti do i livelli operativi che però sono esclusivamente legati alla, alla gara perché i target devono essere sicuramente molto più ambiziosi ingresso 66,45 che era il prezzo che batteva in buona sostanza quando ho inserito eh, la carta eh, quindi diciamo l'idea era quella di entrare sostanzialmente al mercato più o meno lo stop loss andiamo a mettere a 62,10 eh, dollari per azione target price 71,50 per circa di portare a casa il punto se invece avete una visione un pochettino eh, di più lungo termine secondo me questo è un titolo che potrebbe raggiungere tranquillamente valori molto molto più elevati è sottovalutato in questo momento secondo me tutto titolo mi sta sui maroni <ride> perché l'ho comprato l'ho comprato mi sono preso la trimestrale in faccia dopo aver iniziato a festeggiare perché ti sei dimenticato di dire che c'è stato anche il cambio dell'amministratore delegato, il boom, perché ha detto che useranno tutti i dati in loro possesso con l'intelligenza artificiale, eccetera. È stata l'unica reazione che ho visto in borsa negativa all'intelligenza artificiale, una notizia, notizia sull'intelligenza artificiale negli ultimi due anni. Paypal, l'unica in territorio. Negativo quando è uscita la dichiarazione, faremo un grande annuncio, il mercato è iniziato a salire. Useremo l'intelligenza artificiale per guardare i dati in nostro possesso, Boom, vendite, stop loss. Per caso sì, guarda il fatturato 2016 10 miliardi, 2023, 29 miliardi, cioè per tre eh, cose me la lei di vendere, 4, io l'avevo 4... comprata prima no, che mi sì, prendesse lo però... stop, sono <ride> cioè, andato no, a vederla no, non... adesso ha delle prospettive di crescita notevoli, eh? non è un brutto titolo. Sì. Tornando, tornando al grafico, sì. tornando seri, i 100 dollari sono tutt'altro che è fuori da, dalle logiche. Ha rotto a rialzo una trend line di lungo periodo, tanto che veramente mi sono sorpreso questa fase qui, in faccia addirittura un ritorno sotto la trend line. Questo è un, grafico, è un grafico daily, se andiamo su un weekly capite ancora meglio quella che è la situazione insomma la rottura che c'è stata è molto 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 importante poi ricordatevi che il fiero azionista quando si muove ha veramente a Warren Buffett gli fa un baffo yes. vabbè beh per essere una esperienza americana per essere un'azienda americana che ha un multiplo di 12 è veramente a sconto eh, per arrivare a 15 può arrivarci quindi secondo me carta molto intelligente ma Vedi? guarda che non riesce nemmeno a fare un applauso secondo te compra qualcosa che è caro da, siamo seri <ride> siamo Vabbè. seri anche la, io siamo io seri anche, io anche la dove rispondere a Emanuela gli Sennale. vuole bene i soldi, gli vuole bene. Allora, Snam, sei sposato con un sì. sacco di banconote. Eh, no, allora, Snamret Gas, l'ho presa. Snamret e Gas, l ho, l ho e Gas è, la, è la classica azienda che eh, sostanzialmente non, non ti puoi aspettare nulla di straordinario, però quello che, che vedi è che ha la sua valutazione. Saranno assolutamente... contenti i manager quando la descrivi così. No. No, no, la vabbè. classica società da cui non ti puoi aspettare niente di straordinario no ma nel senso c'è cioè, un dividend yield al è, 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 è un vero. titolo triste esatto è un titolo triste Triste, tra virgolette ma non c'è nulla di male ad averlo in portafoglio. Cioè, se io fossi una persona magari eh, di una certa età che è contento di avere un'extra pensione quindi diciamo un, un pagamento ricorrente eccetera eccetera no, perché ridi? però eh, è un, un titolo da cassettista da tener lì eh, non, non farà performance eccezionale cioè non andrà a 8 euro per azione non succederà questo eh, però non scenderà neanche, secondo me in questo momento si può anche mettere in portafoglio con l'idea di dire lo prendo al posto di un bond, cioè diciamo, l'equivalente di, di, di un investimento in obbligazioni, però diciamo che le obbligazioni in questo momento con i tassi potrebbero scendere, potrebbero apprezzarsi con più forza, qui. Eh, però diciamo, nel lungo tempo… Mi, Mi espongo io che ce l'ho in portafoglio e sto costruendo una posizione perché credo che sia stato fatto un minimo importante in occasione dei minimi di febbraio che sono stati peraltro quasi al millimetro i minimi dell'ottobre del 2023, venuta a creare una figura che è un doppio minimo. È vero, si è rientrati sotto questa trend line, però il test, guardate un attimo, dei minimi di febbraio ha retto egregiamente la ripartenza degli ultimi giorni è favorevole, Emanuela chiedi anche una view più generale sul fronte delle utility, se così come sembra si va contro, eh, si va verso una fase di taglio dei tassi di interesse considerando quella che ha sensibilità delle utility anche a questa variabile, considerando che molte utility sfruttando anche la fase di inflazione sono stati cap state capaci di farsi remunerare per i prossimi anni le loro RAB, le loro attività soggette a una remunerazione predefinita da parte degli Stati, a tassi più elevati del recente passato, considerando anche quello che è il loro dividend yield, è tutto. Ora le banche rendono di più, ma bisogna sempre guardare in avanti. Beh, Siamo su dei valori assolutamente interessanti e tutto l'intervallo che va fra i 4,30 e i 4,40 è buono da comprare dove si può portare ricordiamoci di questo gap rialzista lasciato aperto quando ha staccato nei mesi scorsi il dividendo si torna in area 4,72 e poi ovviamente la sola dei 4,90 come obiettivo tecnico questa è la mia view da un punto di vista eh, un'azienda che livelli. fa un miliardo l'anno eh questa è un'azienda che fa un miliardo l'anno dal 2016, centinaia di milioni di più, centinaia di milioni meno, quindi è classica azienda, è quella che definiscono cash cow, no? che, che produce eh, reddito continuativamente senza particolari aspettative di crescita, anche se il fatturato nell'ultimo anno è cresciuto, però diciamo che comunque è un'azienda che va benissimo da mantenere in portafogli. Stefano Sto cercando sta cercando goffamente di recuperare c'ha paura di qualche di sfida da parte dei, dei vertici di SNAM ascolta 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 a 150 like li facciamo prendere SNAM dai eh, però gli facciamo un favore perché effettivamente a sti prezzi come dici tu è buona quindi non lo dai, so gli vogliamo fare un favore no, no. fare? a 200 like vi mandiamo un eseguito di... di Nicola Nati su No, mi stiamo facendo la sit allocation, dai. non dovrebbe altro che darlo. Ma che poi. va a finire come post che poi guadagna un pacco di soldi. Eh, eh, Mettete i like, dai, fateci sto favore, dai, che poi decidiamo il, la pena. Per, per uh, la Nati, va bene. Compro. In realtà, avevi dato una proposta prima della diretta, quindi poi offre la Nati. Detto questo, <ride> Andiamo sempre da quello che tiene la barra dritta. Stefano Serafini, seconda strategia è sull'oro: ce l'hai spoilerata prima, ma quindi è l'occasione anche per sentire la tua view sul metallo prezioso. Sì, oggi oro rolla, eh, siccome le opzioni eh, sul contratto di aprile scadevano ieri, oggi siamo già passati sul contratto di eh, giugno che quota quasi un 1% in più eh, rispetto al contratto di, che è scaduto ieri, che in realtà è ancora, eh, diciamo, tradabile, però io per questa eh, struttura parlo del contratto di giugno, quindi il riferimento è GCM4. Per questa nuova struttura penso che il livello interessante da andare a comprare sia il 2160. È un livello che ha fatto da base eh, anche per il contratto di aprile, per cui mi aspetto che la stessa base terrà anche per il nuovo contratto, stop loss in area 2125 e target eh, sul box di lateralità, quindi su 2190. Per cui mi aspetto un po' di sell off eh, forse insieme alla parte dei bond e un po' eh, sulla stessa linea. Eh, acquisto anche oro insieme alla parte dei bond quindi questa è un po la logica che sta dietro all'acquisto di questo asset che reputo e eh, dico anche che l'ultima volta che ero con eh, Duranti avevo detto che ci sarebbe stata la rottura al rialzo per cui eh, diciamo l'avevamo vista lunga che questo oro poteva andare al rialzo e non abbiamo ancora cominciato i tagli per cui una volta che arriveranno i tagli penso che Oro possa ancora esprimere e concordo con uh, Nicola che può andare sicuramente verso l'area 2004 che sarebbe un 10% di rialzo eh, ricordo che da quando partono i tagli nei due anni successivi storicamente Oro ha fatto sempre più o meno un più 50% però nelle volte scorse avevamo visto anche i tassi andare a zero, cosa che escludo per il momento per cui gli obiettivi di lungo periodo dovrebbero essere molto più prudenti, però sicuramente è un asset che potrebbe apprezzarsi tanto. Sono, sono d'accordo allora. completamente alla lettera, su tutto, anche sullo storno in area 2160, che è un livello di acquisto. Io la metterei anche un po' più alto, e però non sono d'accordo sul fatto che lo storno. Cioè, tu vedi questo legame fortissimo. C'è il legame, c'è. Ma lo vedi troppo stretto tra oro e bond. Cioè, per me adesso il mercato dei bond, sti giorni sale. Cioè, un ritracciamento sull'oro ci sta assolutamente. Io un ritracciamento sul mercato dei bond in questo momento non non lo vedo assolutamente. Per me, piano piano, ma saliranno. Da qui alle prossime due o tre settimane, vedremo un bel allungo. È bello del mercato, no? C'è cioè, chi pensa che va su, chi pensa che va giù, e questi si fanno gli scambi. Mi ricorda una ma mia conosco... risposta di molti anni fa su CNBC quando dissi mega shorts generali si torna indietro ai tempi dei mutui subprime addirittura era il maggio 2007 avevo detto bisogna vendere tutto short generali avevo dato dei target price che mi vergognavo così da dire e chiamò uno spettatore e disse come si fa a dire generali a questi valori insomma 38 euro generali è regalata non mi pare di averla mai più vista e risposi da ragione sbarbato il mercato è bello perché è vario. C'è chi compra e c'è chi vende, e questa siete la vostra sintesi? Non è bello per questo, allora io invece volevo fare delle domande a Stefano. Perché, ce n'è una di Emilio: se pensa che la bici taglierà prima, perché non puntare su Bund o Btp? al giro pari pari. Perché secondo me il mercato lo sta già apprezzando che arriveranno i tagli, quindi quando uno va a puntare eh, sul BTP, in questo caso il BTP forse quotando con uno spread positivo e ricordo che tra le quattro economie Spagna, Francia, Germania, Italia, Italia è la messa peggio, addirittura peggio della Grecia, per cui questo dovrebbe dirla un po' lunga su come la pensa il mercato dell'Italia. Per quanto noi la, la vediamo rosea, diciamo che il BTP ha un andamento che va un po' a stringere sul Bund in generale. Per cui, questa eh, affermazione che sto per dire non è troppo vera sul, B, sul BTP. Mentre sul Bund è chiaro che il Bund sta già apprezzando i tagli futuri. Casomai, se uno scommette sul Bund, sta scommettendo sul fatto che non li faranno. Quindi il mercato ad d'oggi sconta, eh, sconta già i tagli e quindi allungare sul bond vorrebbe dire scommettere eh, sul fatto che i tassi si abbassino di più e quindi facciano più tagli del previsto. Il diverso è se uno compra un'obbligazione a scadenza e sfrutta il rendimento di, questi, di queste scadenze, quindi se uno compra un BTP a un anno sa che rende il 4%, adesso la butto lì perché... Eh, seguo poco la parte di BtB, però eh, diverso è puntare sulla parte dei future che punta invece su una scommessa di dove saranno i tagli in futuro, questo è un po' il mio parere. Ma il cacao meravigliao! E' questo cacao? Matteo, ma, questo, cioè, ma è incredibile, anche a me mi arrivano le domande sul cacao, ma chi se ne frega del cacao? Cioè, ma è anche difficile lavorare sul cacao. Con ma... il grafico. Però, cioè... Io ho capito, capito ma la... dai, ma, ma... Cioè, cioè, Andiamo al casino, dai, su, andiamo al casino e eh, va bene lo stesso. Mi eh. piace <ride> questo stesso, approccio, approccio transhanti, Nico. <ride> ma, <dai, ride> no, ma, ma, ma no, ma so. perché anche a me mi manda le domande sul cacao, dici, facciamo uno shortino sul cacao, ma sì, no, buttiamo le monetine così, no? Cioè, o se è facile valutare una, una variabile come il cacao penso che no cioè, allora è la sintetizzo realmente. come sempre io il cacao sta facendo record su record chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori chi è Bravo. dentro gestisca al meglio la posizione chi è fuori prima cosa non pensi di shortare perché fino a quando il mercato non fa capire che si è arrivati a fine corsa non si è arrivati a fine corsa c'è uno squilibrio di certo fra domanda e offerta c'è un eccesso di speculazione ma non si sa dove si può arrivare, che è long magari allunghi il time frame con cui va a fare del trading di breve, nel senso scelga bene i livelli perché se c'è un casino sui mercati, quello è il mondo delle materie prime, ci sono talmente tante variabili sotto che anche quelli allora, non... molto bravi talvolta non ne capiscono in, in, in... In un ragionamento diverso, ma più o meno è lo stesso discorso di Nvidia, cioè il consiglio è che, come dici tu, chi entra dentro metta dei, dei stop profit e, e lo lasci correre e poi degli stop profit, magari eh, dinamici, cioè che seguono l'andamento, ma, ma non è che puoi entrare né long né short, eh, come su Nvidia, no? Comunque, eh. non capisco perché Stefano non è long su, sui VTP. Io non capisco proprio, cioè, eh, proprio è nelle cose che questo spread è ridicolo che deve. Che deve eh, scendere tantissimo almeno arrivare a ti prima. guarda come cittadino italiano pieno di debito, certo, certo. certo ma ci guardano infatti, ci snobano. Ci snobano. Invece eh, bisogna puntare sui BTP, dobbiamo diventare uno Stato come Giappone. In realtà, io dall'ultima vostra tu puntata tu mi, tu mi sono arrivato. Io dall'ultima vostra puntata mi sono parlato dentro da questa visione contrapposta che avevate fra curva breve e curva lunga. Tra Stefano Serafini e Nicola Duranti ed è uno spunto di riflessione tuttora valido perché, come sai, Nicola, io sono molto lungo, o meglio, mi sono posizionato sulla curva lunga. Il discorso di Stefano non è banale. No. Ma... E io non penso di aver ragione, anzi, ascolto le riflessioni io di ho, Stefano. Ma io, su tutti i derivati, io sono tutti i derivati sul decennale, però se devo andare a investire. Un, un, su un BTP, cioè, dovunque vada la curva, che sicuramente sono d'accordo con lui, no? Ma intanto diciamolo che Serafini è un super professionista, eh? Non è che io eh, lo critico, ma lo seguo, eh? Voglio dire, non è che però ti dico, cioè, ma infatti mi, mi, mi incavolo un po'. Adesso non posso usare parolacce per questo, perché dico eh, Com'è possibile che, cioè, che, che tu mi dica che c'è un potenziale cioè, nel 2072 dovunque vada la curva rispetto a un quinquennale c'è cioè, un potenziale di apprezzamento? Cioè, sicuramente si apprezzerà di più dovunque vada la curva, sei d'accordo o no? Ma io ci andrei piano a consigliare di usare un 2072 che ha una duration incredibile, basta una fiammata che eh, ti fa un'escursione un contraria perché ovviamente scadenze lunghe 2072 stiamo parlando di 40 faccio cifre spannometriche la duration è il 75% della durata vuol dire che ha un 30 volte di effetto di tasso vuol dire che se il tasso italiano sale eh, su un anno di 10 basis point sul 40 anni ti sale di 300 basis point che è il 3% ovviamente che questi movimenti è chiaro che fin tanto che tu rimani lungo eh, di questi btp e il tasso scende è ovvio che il 2072 va alla grande però ricordo che va alla grande anche alla rovescia cioè quindi se i tassi dovessero in qualche modo faccio l'avvocato del diavolo io, ho preso Io ti dico una un cosa figli un BTP 2072, non uno insomma, una volta comprato per due ordini motivi: uno, prezzo comprato sotto 50 e quindi questo mi riduce molto il rischio dello strumento perché le, la Grecia insegna Aircat, fatto a fatto al 75% valore nominale. Mi sono tra virgolette, poi nel futuro non vi è certezza, ma immunizzato il rischio. Mm. Emittente, l'ho fatto comprandolo il rendimento lordo su 102,15. Comprato sotto 50, vuol dire leggermente sopra il 4,30. L'ordo non è il rendimento migliore. Intesa San Paolo. Al rendimento a dividendo più alto, ti offre capital gain, eccetera. Mi accontento come diversificazione del portafoglio. In più, in più, ho l'effetto. Sensibilità ai tassi adesso io ce l'ho in rialzo come quotazioni del 20 e passa per cento. Non lo sto di certo a guardare, non lo voglio chiudere per tutto quello che ho detto prima. però è una considerazione che ho fatto: quella del rischio non è banale, ma io ti dico, io non ci vedo rischio. Allora, sul mercato ci sono stati dei casi in cui ci sono state delle occasioni clamorose. No, dicevo, la, la più grande occasione che ci abbiamo avuto negli ultimi anni è stato. Shortare il Bund quando aveva dei rendimenti a meno 0,70, no? i prezzi erano a 172, 174, ma non era quello che si guardava, chiaramente si guardava al rendimento effettivo che era meno 0,70, era un paradosso che e, e quindi bastava eh, rullare gli short e prima, prima o poi sarebbe portato a casa un bottino enorme negli ultimi due anni. Eh, fare un trading su un BTP lungo eh, come il 2072, sempre in chiave long senza shortarlo mai, quindi fare trading su una variabile di questo tipo, per mille motivi ti porta a guadagni con dei rischi per me infinitesimali. In finanza il rischio ragazzi c'è sempre su qualsiasi cosa si fa, bisogna vedere qual è la strategia che ti porta un buon guadagno con il minor rischio possibile. E una delle strategie che io seguo è questa perché obiettivamente concilia queste due esigenze. Poi, dopo un rischio c'è dovunque, no? Poi, al di là dei rischi residuali che dici tu di, 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 no? di, di ristrutturazione del debito, perché li vedo veramente impossibili ormai: totalmente impossibili. Se una volta si poteva ragionare su queste cose, però, siamo al 2024, ne mancano 48 di anni a scadenza. Io non so che cosa succede, quindi vado a cautelarmi anche su quello. Anche questo c'è un sé, obiettivamente c'è un sé. Comunque adesso dobbiamo iniziare a correre perché stiamo arrivando a mezzanotte, allora faccio veloce io e vado a portare un altro dolore o magari una grande gioia al buon Enrico Lanati che tra l'essere fiero azionista ovviamente è fiero anche di questa che è una delle banche, la banca più importante. In Italia avevo chiesto in sondaggio Telegram questi titoli su cosa volete che vada al rialzo, al ribasso: Banco BPM, B per Banca, Intesa San Paolo, Mediobanca. Sinceramente, speravo votaste tutto tranne che Intesa perché vi è dato una strategia rialzista ed erano alcune molto interessanti. Avete votato Intesa San Paolo e ecco, quindi mi sono trovato in difficoltà perché, perché a questi prezzi il long non lo so, ho dovuto iniziare ad andare sulla weekly chart daily 4 ore non c'è niente di buono un missile terraria sparato a rialzo mi sono domandato dove posso entrare in acquisto ho guardato anche il mensile ho detto Riccardo non ce la faccio non tanto per il dove compro ma il dove metto lo stop che è la parte primaria che vado a guardare quando propongo una strategia e quindi e quindi sono andato a proporvi uno short perché ho detto: Se nel corso della prossima settimana abbiamo delle sparate a rialzo, beh, non dobbiamo dimenticare quelli che sono stati i massimi storici di ormai una decina d'anni fa. Bisogna tornare alla estate del 2015 con il titolo in area 2,65. Sta ovviamente arrotondando per i puristi. E ho detto: boh, Sai che c'è, proviamo a. Proporre uno short che prevede indubbiamente uno stop sopra quei massimi e quindi lo stop l'ho messo a 3,67. E ho detto dove si può andare a posizionare un ingresso short a 3,56. Insomma, quando sono stati segnati i massimi storici su questo valore, in più occasioni per più settimane si è lavorato. E allora ho detto che sia 3,56 l'ingresso. In vendita il target, beh, il target per assurdo è sopra i prezzi che sta battendo ora. Perché sono consapevole di quella che è la forza del mercato, della posizione rischiosa su quei massimi. E quindi mi sono messo un target a 3,37 e 4. La convinzione sono due stellette perché, perché, insomma, la considero la banca migliore che ci sia. In Italia un dividend yield incredibile, un management fantastico. Poche settimane fa avevo proposto un long che è andato a target, ora, ora vado di short. E allora, carta messa sul mercato, la seconda di Nicola Duranti. Ma come ti dicevo prima, per me il, il nuovo range del, del, dell'oil è tra... 62-63, diciamo, largo circa non si può mai essere farmacisti. E 82-83, 83 la soglia maschina, ci ha sbattuto proprio come un muro la scorsa settimana. Eh, adesso eh, è in questa fascia. Diciamo tra gli 80 e gli 83, per me, è la fascia alta del range. Mh, per me, un, un ritracciamento accettabile. Il, il movimento, per me, è molto stabile. Il petrolio eh, per, per mille motivi. Eh, sarà lento però sai che i target stretti da tristissimi da Menendine di Parano non mi piacciono eh, quantomeno area 76 dovrebbe, dovrebbe toccarla in, in tempi non, non lunghissimi quindi ho messo un target di 76-22 e un, chiaramente uno stop poco sopra gli 83 eh, 83-22 ho messo perché in intraday potrebbe anche fare qualcosa Potrebbe anche romperlo gli 83, però non penso che in chiusura li, li, li dovrebbe superare. Solo vabbè, adesso, mettiamo a parlare il petrolio. Ci stiamo due anni, quindi eh, lasciamo così. Non ci stiamo due anni, ma voglio chiederti una risposta per eh, Jack. Ma sto DAX, tutti i giorni massimi storici, cosa c'è sotto? L'hai chiamato DAX? No, eh, che mi fa, se no mi. Metti... Mi comincio a bagliare. Mannaggia, aspetta. Uai. Io l'ho cioè, educato a fare in diretta. Eh? Il mio si chiama Freud. Ma perché il gatto... Io ce l'ho nove. Io ho nove, avevamo, Io ho nove cani. Chiamato. Io ho nove cani. Ma ti conti o nove. no? <ride> certo, chiaramente. Sono i miei fratellini. Allora ti dico, e loro sono molto più seri di me. No, no, vabbè, ma l'Ax ragazzi, eh, cioè... Eh, è tutto dettato da questo. Da, 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 obiettivamente è l'economia messa peggio, lo sappiamo. La situazione con, con la Cina, no? dire, è una delle economie mes, messe peggio in assoluto. però ribadisco, il mercato segue in primis no? la, la liquidità. La liquidità è super abbondante. Eh, ci sono anche eh, all'interno del, del listino tedesco delle aziende con dei multipli eh, seri, importanti come, come in tutta Europa, e segue la, la scia del. Di tutta Europa e di tutto il mondo, cioè, non ci sono motivi perché il DAX in questo momento debba chissà quanto sottoperformare, no? Perché i titoli quotati sull'estino, sull comunque, eh, le famose gran sono comunque titoli molto interessanti e sicuramente sottoquotati rispetto ai, ai magnifici set americani. Quindi, eh, se, se vogliamo parlare di mercato eccessivo, il mercato eccessivo ha bisogno di ritracciamento, secondo me sicuramente non è che il DAX eh, sia una, una pecora nera rispetto agli altri mercati cioè che debba sottoperformare che... se, tut, se tutto tira tirerà, tira anche il DAX voglio dire. dimentichiamo sempre una cosa di quel piano pensionistico che vuole Berlino di acquisto di azioni 200 miliardi di dollari insomma, di euro insomma Quindi, no. Comunque eh, sei Hai fatto bene a ricordarlo. Insomma, che comunque poi mh, quando c'è stato la mette i soldi, ma poi sappiamo insomma che le borse sono con questi sistemi, le borse vengono controllate. L'abbiamo visto anche sul mercato giapponese: esempi, esempi di questo tipo. E sì, hai fatto bene a ricordarlo. Poi quando si muove, la Germania si muove pesante, l'abbiamo visto sotto il covid. Eh, e, eh, L'abbiamo visto anche adesso, su questo. per cui c'è anche una sorta di controllo del mercato. Però, in generale, insomma, non, 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 non mi sembra che ci siano motivi sulle aziende quotate, perché una cosa è l'economia in generale no? di, di un paese, una cosa sono le aziende quotate. Parliamo di due mondi diversi. Eh, quindi sulle aziende quotate non vedo perché le aziende tedesche debbano sottoperformare i mercati, quelle quotate sull'istino sul del DAX. Ma Stefano posso... volevi aggiungere qualcosa? Se posso, diciamo che il DAX ha anche il difetto di avere 30 titoli di cui i primi 10 rappresentano il 50% di tutto il DAX e se andiamo a vedere però M-DAX che sono le mid cap, dal 2022 è sotto del 30%, per cui le aziende piccole come pure anche in Italia stanno di per sé rappresentando l'economia reale. Quello che non lo stanno rappresentando sono aziende grosse che hanno ottiche internazionali e che quindi giustamente se va bene l'Europa e va bene l'America perché dovrebbero scendere. Quindi per esempio uno di questi titoli è SAP che pesa un 9% del, del listino del DAX e se andate a vedere il titolo SAP sta continuando a salire, per cui già solo lei contribuisce insieme a Siemens al 20% del DAX. Ed è per questo che io... Tendenzialmente ho sempre molto timore a tradare il DAX perché è peggio del Nasdaq per certi versi, è, è guidato da pochissimi titoli, quindi questo mi sembrava insomma... Una... se andiamo a vedere l'Eurostox di per sé è già molto più noioso come, eh, come andamento, molto più simile all'SP 500 per certi versi, quindi non ha tutta questa gran forza. Il DAX è dovuto più a come è composto il suo paniere. Grazie Stefano per la puntualizzazione. Enrico, mi sa che ti va bene stavolta, ma studiamo il modo per farti lo sgambetto, perché siamo solo a 69 like. Adesso andremo negli autogrill a mettere la tua faccia con lasciami un like. Detto questo... Ti vedo già timorito dici la seconda strategia, che poi andiamo a farci aperitivo. Metti anche l'audio, sentite? Adesso sì, sì? troppa eh, tecnologia. Non comprate, troppa tecnologia. È vero, è vero, è vero. No, allora vado, vado velocissimo perché appunto siamo andati lunghi. Eh, questo titolo è meno interessante rispetto a PayPal a mio avviso perché risulta essere meno sottovalutato. Però, ehm, quindi anche in questo caso carta verde su un'azienda americana. Nello specifico si tratta di eh, McDonald's. Eh, Qui c'è da fare tutto un discorso secondo me interessante. Il primo, eh, con le borse che hanno fatto benissimo, che sono sui massimi, insomma, che hanno corso, abbiamo visto come hanno performato alcuni colossi anche della tecnologia, ma non solo, eh, in realtà questo è un titolo che da inizio anno ha performato in maniera eh, negativa, sostanzialmente insomma eh, il titolo è sceso ed è un qualcosa di anomalo perché questa azienda ci ha dimostrato come negli ultimi vent'anni, comunque stiamo vedendo questo grafico, eh, questo è un, è un daily, ma comunque comunque eh, in generale comunque abbia un, eh, un andamento tendenzialmente positivo secondo me questa, questo storno che abbiamo visto fino agli attuali prezzi eh, è un'ottima opportunità di acquisto sia in un'ottica di trading di breve termine ma anche nell'ottica diciamo di portafoglio quindi secondo me in questo momento McDonald's si può comprare bene non mi fa particolarmente paura quella trend line che tu mi hai messo eh, sotto per farmi spaventare perché eh, sai che quando io vedo un titolo che mi piace no, che io mi quando, quando vedo le tue performance quest'anno ad House of Trading lì mi spavento <ride> però eh, in tutto e questo la, secondo è l'anno di Lanati che... questo è l'anno di Lanati te lo dico comunque se vince Lanati la su Para male. io sono contento te lo dico sono contento la cosa drammatica la cosa drammatica sai qual è eh. All'inizio del corso sono, sono io, sono arrivato questa oh, settimana scorsa, ero più 100 e qualcosa per cento. Pensa <ride> che blasfemia, il più pirra di tutti che stava Questo dimostra che è un mercato fuori al comune. Comunque, per me Tutte... l'importante è che non vinca Para. Se vincete voi, sono contento. Va bene, va bene. No, eh, cosa interessante, e poi ti do i livelli operativi. Questa azienda ha dei margini pazzeschi, eh, è super interessante. E eh, nonostante appunto le quotazioni siano comunque elevate, ha un modello di business che eh, continuerà a funzionare, secondo me, nel lungo termine e sempre di più, come ha fatto e come è successo negli ultimi vent'anni. Quindi, titolo assolutamente da tenere in portafoglio. Ti do i livelli operativi. Comunque, sono rialzista su eh, questa azienda. Eh, livello di ingresso. Io, appunto ho segnato il livello che batteva il mercato prima dell'apertura 278,62 stop loss lo andiamo a posizionare in area 269, target price 288,24. Quindi con un target e uno stop loss, eh, con un rischio di rendimento di 1 a 1 nell'ottica, appunto della gara, ovviamente poi chi volesse mantenerlo di più può tranquillamente mantenere la posizione in portafoglio. Però un ottimo titolo, soprattutto per i margini molto interessanti. E allora, grazie Enrico, Nicola, ti saluto lasciandoti questa perla. Sai perché ha proposto una strategia rialzista su McDonald's? Perché sa che per Pasqua andrà a fare il pranzo lì, così risparmia, e, si, e però si va a perché si compra lì mia mamma, <ride> Deve riguadagnare. Deve riguadagnare almeno i 19 euro che gli costerà il pranzo per tutta la famiglia. Esatto. No, allora, giusto per ricordarlo ai telespettatori, McDonald's di per sé il titolo è un immobiliare, non è quella sì, che... È è un... Quindi evidentemente questo ribasso è un po' collegato al problema dei, degli immobiliari che abbiamo nella parte americana. Penso, eh, così a vederlo. Stefano, è un modello di business che ho trovato geniale. Lo riassumo velocemente, il vero cambio di passo dell'azienda McDonald's è stato questo: non vendere i panini, ma affittare gli spazi immobiliari dove gli affiliati vanno ad aprire un McDonald's per vendere i panini. Poi, se li vendono o non li vendono cavoli loro, la società McDonald's ci guadagna dagli affitti comunque un Grazie a tutti voi per eh, avermi sopportato, per essere stati qui con noi a House of Trading. Quindi Stefano, ogni giorno, magari per Pasqua fai anche tu la pausa, ma ogni mattina dalle 9 alle 9.30 sul canale YouTube di BNP Paribas, non uh, perdete l'appuntamento. Grazie Stefano. Buona giornata e buona, buona serata e buon trading a questo punto. Nicola Duranti. Io mi annoto. Di essere in Mi annoto di essere in quel di Milano per uh, inizio maggio il 10 maggio, il 10 maggio. Al di Milano Convention sulle mie strategie. Quindi dove si possono trovare le informazioni? Investire.club, il sito investire.club. Non avrei mai detto. Oppure sito ovunque <ride> anche sui G, eh? su G, anche sui G, anche sui G detto questo. Un saluto al mio compagno di squadra. Il fiero azionista, non so se ci vediamo già martedì prossimo o almeno. dobbiamo guardare il calendar. Comunque, vedremo con sante strategie. Buon pranzo di Pasqua. Enrico, grazie mille. Buona, buona Pasqua a tutti. E buona Pasqua, anche da buona Pasqua anche da parte mia, non prima di avervi ricordato quelle che sono le strategie operative messe sul mercato quest'oggi. Due strategie rialziste per i trader a firma Stefano Serafini su T-Bond, Treasury Bond americano, e eh, sull'oro. Due strategie ribassiste nel mondo, sempre delle materie prime energetiche, per Nicola Durante, sul natural gas. E sul petrolio VTI per quanto riguarda le strategie degli analisti, situazione uguale. Due carte rosse, le mie, short su posti italiani su Intesa San Paolo, due strategie rialziste su Paypal e su McDonald's, firmate Enrico Lanati, i codici Aisin selezionati li vedete lì e dove li potete trovare sia quelli che hanno selezionato i protagonisti di house of trading, sia quelli che possono adattarsi al meglio alla vostra visione sul mercato, alla vostra propensione al rischio, investimenti BNP nella sezione dedicata ai certificati turbo e mini future, le trovate nei certificati a leva la prima, ecco quasi 3300 soluzioni, se per esempio all'interno di tutti i sottostanti volete andare che ne so Intesa San Paolo, una delle società più grandi in Italia, tra le più tradate per quanto riguarda il nostro Fuzzimib. Mib. Ecco, qui avete una sessantina di soluzioni fra long e short, long 41 soluzioni con diversi livelli di leva, con quella che è la funzione diretta della leva finanziaria fra vicinanza a distanza dal livello di knockout più il sottostante è vicino al livello knockout più la leva sale più il sottostante dista dal livello di knockout più la leva scende scende anche il rischio che il sottostante vada a toccare il knockout e così porti a zero il valore del vostro certificato potete utilizzare i certificati turbo anche per fare strategie di copertura così come i mini future e in questo caso vediamo leve quasi prossima a 26x ma poi anche più contenute in questo caso. Al 4,06 per questo strumento Turbo Unlimited, quindi senza una data di scadenza, che ha un livello di knockout posto a 4,07 euro per azione. Comunque, investimenti.bmpparibas.it trovate tutte le diverse soluzioni per il trading e per gli investimenti firmate BMP Paribas. Se volete rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella se volete rivedere house of trading ci ritroviamo martedì prossimo alle 17.30 se volete farci un piacere lasciateci un mi piace e intanto vi auguro buona serata